porti pazienza, oggi è una giornata da sole. Sì, eccoci, buongiorno, ben ritrovati. Allora, in diretta direttamente da Piazza delle Erbe siamo con Flavio Zanonato, ex sindaco della città di Padova, nonché ex ministro. Allora, il primo commento a caldo, Flavio Zanonato, in merito a questa inchiesta che sta in qualche modo scuotendo questa regione. C'è un elemento di preoccupazione, un elemento di dispiacere, perché non è mai un fatto positivo per la democrazia quando ci sono questi fatti di corruzione. Mi dispiace in particolare per il sindaco di Venezia, spero che chiarisca rapidamente la sua posizione. Io sono dell'avviso che la magistratura deve poter svolgere sempre fino in fondo il proprio compito e quindi ben venga questa azione se svolgerà la funzione anche di ripulire da corruzione la nostra regione, o almeno una parte della corruzione della nostra regione. E quindi i miei sentimenti sono da una parte di preoccupazione per la democrazia, dall'altra di dispiacere per alcune persone che non pensavo potessero essere coinvolte. Senta Zanonato, lei intanto come l'ha saputo questa mattina? Allora, stamattina, dopo aver guardato i giornali, ero in contatto con tutti quelli che stanno facendo la campagna per Ivo Rossi e ho mandato i commenti sui giornali e mi è arrivata la notizia con un sms da parte della persona che segue un po', che mi fa un po' da addetto stampa. Quindi grosso modo alle 7:30 ho visto cosa era scritto sul Gazzettino, poi ho cominciato a seguire i siti e mi sono tenuto informato. Senta, lei che ha conosciuto l'ambiente dell'amministrazione comunale ma anche gli ambienti romani, quelli dove vengono prese le decisioni, ma poi soprattutto in questo caso stiamo parlando di appalti, di grosse opere pubbliche in un momento anche come questo in cui la città e i cittadini chiedono di potersi fidare della politica. Gli elementi di corruzione che sono emersi nel corso di questi ultimi tempi sono davvero inquietanti, perché dopo la stagione di Tangentopoli si doveva pensare, ci si poteva aspettare che questi fenomeni sarebbero fortemente ridotti, invece stiamo vedendo quasi una recrudescenza, cioè una crescita dei fenomeni di corruzione. I magistrati hanno rimesso in pista indagini con cui vengono arrestati o dei dirigenti pubblici o dei politici, e la cosa non può che amareggiarci, perché, lo ripeto, siccome alla politica democratica non c'è alternativa, dobbiamo per forza pensare che eleggiamo i nostri rappresentanti, l'alternativa sarebbe qualcosa di peggiore. Tutto ciò che danneggia, sporca la politica democratica è un colpo alla democrazia. Secondo lei c'è un meccanismo per poter arginare questi pericoli, cioè un sistema di appalti, per esempio per quanto riguarda le opere pubbliche, che forse dovrebbe essere cambiato, vista questa commistione di imprenditoria e politica quando si parla di infrastrutture? Allora, intanto siamo in presenza di un fenomeno che blocca e argina, perché l'attività della magistratura, cioè l'attività del controllo del comportamento dei tecnici pubblici e dei politici, ha portato un risultato. Non è che lo Stato è assente, lo Stato è presente e riesce in qualche modo a colpire questi comportamenti disonesti. Quindi prendiamo atto anche che c'è una reazione dello Stato di fronte ai comportamenti disonesti. Meccanismi automatici che rendano automaticamente la gente onesta non ce ne sono, è un fatto di cultura, è un fatto di moralità pubblica, è un fatto che deve portarci anche a una visione più, come potrei dire, più semplice della vita delle persone, quindi meno edonismo, meno voglia di arricchirsi. Però tutto questo non si riesce a imporre con una legge, deriva da comportamti che si conquistano conquistando una moralità. Quindi quello che voglio dire è che bisogna stare attenti in queste cose, anche a un fatto: la politica non è responsabile solo quando ruba, ma anche quando non controlla, anche quando non va a verificare, anche quando è assente e fa finta di occuparsi di altre cose. Voglio dirlo con assoluta schiettezza: qui una responsabilità politica, non certo giudiziaria, e anche del presidente della regione Zaia, ma sta sempre dormendo questo Zaia. Io penso che lui dovrebbe adesso dimettersi, perché era vicepresidente ai tempi di Galan della regione, poi ha rimbarcato gli assessori che ora sono sotto inchiesta, e come penso dovrà fare anche il sindaco di Venezia, anche lui dovrà andarsene via, perché ha responsabilità politiche perlomeno di omissione di controllo.
c'è anche tutta la partita della città metropolitana per la quale da Padova, Venezia e Treviso si stava cercando di portare avanti un grosso progetto. E lì bisognerà ovviamente farla con soggetti anche diversi, lo ripeto, io mi auguro che il sindaco di Venezia chiarisca rapidamente la sua posizione e spero con tutto il cuore, anche perché è una persona di cui sono anche amico, ce la faccia a dimostrare la sua assoluta estraneità, ma in ogni caso i processi politici prescindono anche dalle persone, dalle cariche, serve un governo metropolitano e con uno o con l'altro dei politici si dovrà fare, perché questa è la dimensione in cui dobbiamo governare oggi i problemi di questo agglomerato immenso che è fatto dalla città di Padova, dalla città di Treviso e dalla città di Venezia. Senta, lei che è stato al Ministero dello Sviluppo Economico, perché quando si parla di infrastrutture peraltro si parla di sviluppo, siamo in un momento in cui però si sta remando contro lo sviluppo e quello che è venuto fuori è un po' un vaso di Pandora che rischia di far emergere anche altri grossi problemi di questo Veneto. Sì, lo sviluppo ha bisogno anche di opere pubbliche, perché soprattutto le opere pubbliche nel campo delle costruzioni alimentano filiere vastissime. Pensiamo per esempio, non so, alla filiera dell'acciaio, quasi tutte le opere pubbliche di questo tipo hanno bisogno dell'acciaio, a tutte le filiere collegate a opere importanti sotto il profilo del movimento terra, a opere legate a tutti gli aspetti dei controlli elettronici e telematici, insomma. Queste opere pubbliche alimentano tantissime filiere e il fatto che si blocchino per la corruzione è un danno anche all'economia del nostro paese, non c'è dubbio. In ultima battuta le farò anche un po' una domanda provocatoria, ma oggi i commenti non si sprecano a quello che è successo. È già Movimento 5 Stelle e poi il candidato del centrodestra Massimo Bitonci ha detto qui serve trasparenza in tutti i meccanismi, quindi è stata citata anche la questione della fusione ACE-Gas ERA. Come poter chiarire e come poter su quali organismi poter fare conto per arginare qualsiasi genere di dubbio? Ma credo che Bitonci parli da un pulpito che è veramente pieno di aspetti preoccupanti, perché abbiamo il sindaco di Verona che è il vice sindaco che è in galera, abbiamo adesso gli assessori del presidente Zaia che sono inquisiti e vanno in galera, non parliamo poi delle vicende che sono venute fuori con l'esportazione di gioielli, cioè è veramente una cosa inquietante la Lega che da partito che voleva la pulizia è diventato un partito di corrotti, su questo proprio credo che Bitonci non abbia nulla da dire. Sulla partita ERA ACE-Gas, che è stata una fusione, non sono girati soldi, sono girate quote di società, cioè abbiamo messo insieme due realtà e siamo diventati come comuni dell'Emilia e come comune di Padova e di Trieste proprietari di uno stesso bene. Capisco che Bitonci affogato ormai nella melma inventi qualcosa, ma è un'operazione su cui lo invito a andare fino in fondo, perché si accorgerà che è pulita e che per sé è la fusione, come dire che c'è un atto di corruzione in un matrimonio, ma non stiamo a scherzare, sono sciocchezze che dice una persona purtroppo che si mette in missione, e questo ve lo annuncio, oggi lo spiegheremo, per fare la campagna elettorale, cioè lo paghiamo come senatori in carica anche con le diarie mentre fa l'attività di propaganda in giro. Ecco, allora, ovviamente immaginate come si possono, adesso potranno andare avanti tutti i vari commenti in merito a questa vicenda. Allora io ringrazio Flavio Zananato per essere stato in nostra compagnia, la prima voce che arriva dalla città del Santo in merito a questa maxi inchiesta su corruzione e appalti truccati. Grazie. Grazie, arrivederci. Arrivederci.